30 dicembre 2015. Le nebbie si sono diradate ed oggi è una giornata di sole. 11-12 gradi di temperatura all'esterno alle 2 del pomeriggio. Bene, lo spunto di questo video mi viene invece dall'aver visto qualche giorno fa su Rai 5, in televisione, uno spettacolo di Baricco, in particolare Moby Dick, insomma, uno spettacolo fatto da lui insieme con altri, Paolo Rossi, Stefano Benni e altri. La riflessione era intanto su Baricco e sulla sua modalità di comunicazione, e su come si può fare o come si può lavorare sulla letteratura come mezzo di spettacolo. Indirettamente era anche sul senso che ha quello che provo a fare io, che non sono né un esperto di letteratura, né un letterato, né niente. E quindi per me sono un hobby. È solo una modalità di condividere alle pagine che mi piacciono. Su Baricco, intanto, devo dire che io penso bene, a differenza di altri che magari lo contestano. Non tutti, penso che molti apprezzano il lavoro che fa. E io, dal mio piccolo, lo apprezzo molto, perché mi sembra, tra l'altro, sia stato uno dei primi che ha cercato di lavorare in televisione nello specifico della parola scritta, nel leggere il libro. Prima di lui, quando io ero piccolo, mi ricordo molto la riduzione televisiva di romanzi. Non è che la televisione non abbia lavorato sul romanzo, ci ha lavorato attraverso la trasposizione in un'opera, insomma, lo sceneggiato televisivo, che è qualcosa che sta di mezzo, in mezzo tra il film e il teatro. Erano opere che avevano un andamento, erano lavori, insomma, questi qua, che avevano un andamento abbastanza lento, che forse non sarebbe più adatto, non si presterebbe più a un pubblico moderno, giovane. Baricco invece ha cominciato in televisione leggendo, quindi proponendo la parola del libro, insomma, senza essere a modo suo un attore. Anche questo è una cosa da tenere presente. Però riuscendo a fare spettacolo, sempre a modo suo, senza ricorrere ad altre cose. Quindi facendo spettacolo in televisione utilizzando la parola, in particolare la parola scritta. E secondo me, riuscendo in questo a catturare l'attenzione e a far provare il piacere per questa parola. Allora mi chiedevo da cosa deriva il suo successo, insomma, no? Perché è una figura abbastanza singolare in questo. Cosa lo caratterizza? Secondo me, quello che lo caratterizza è che lui riesce a trovare e a dar forza in quello che legge, non come fa un attore utilizzando il testo per mostrare se stesso, insomma, cioè come pretesto per la propria manifestazione, insomma, no? Che può essere anche un capolavoro, insomma, no? Per mostrare il capolavoro di se stesso, come diceva Carmelo Bene, che tra l'altro, insomma, apprezzo tantissimo. E riesce soprattutto a non annoiare attraverso la parola scritta, cioè a tenere sempre l'attenzione. Perché io penso che, insomma, in quello che fa Baricco, in quello che ha fatto, ci sia molto
il rispetto del testo della parola, cioè ci sia un suo identificarsi, una sua passione rispetto a questa parola, al contenuto della parola, quindi non solo alla trama del libro, ma anche alla forma del libro, quindi allo specifico della letteratura, quando ha letto letteratura, senza imporre su questa se stesso, ma cercando di cavare fuori da questa quello che poteva essere reso facilmente divulgabile. E quindi la sua capacità di fare della divulgazione, cioè di arrivare lì dove altri magari non arrivano perché hanno un linguaggio troppo poco popolare. Lui invece riesce anche a spiegare, a volte a riassumere, a volte a mettere in rilievo lo specifico di quel testo che legge e quindi a farlo capire, a farlo piacere attraverso anche il suo godimento che ci fa intuire del testo letterario, senza sovrapporsi ad esso e rendendolo accessibile alla grande massa di chi lo ascolta. Quindi la capacità di offrire una chiave per entrare in un linguaggio che a volte è difficile o che sembra riservato a pochi. Quindi anche la sua capacità di spiegare, di entrare, di dare una chiave, però perché non sono assolutamente semplici, come potrebbe essere stato anche l'altra sera nel caso di Moby Dick. E poi la sua capacità anche di tenuta, cioè la sua capacità di intrattenere sulle sue scelte di lettura, sul suo modo di porgere attraverso la voce, sul tono della sua voce, sui suoi commenti, sulle cose a cui lui dà importanza, di tenere un pubblico vasto e di tenere l'attenzione di questo pubblico fino alla fine, il quale è come se scoprisse una cosa che magari sì, gli era passato sotto mano, ma di cui non si era accorto. E a quel punto gli viene voglia di leggerla, di rifare lui quel percorso che lui gli ha proposto. E questa, secondo me, è una grande dote che lui ha, che lo distingue anche dal Benigni che legge la Divina Commedia, troppo protagonista, che lo distingue dal Sermonti che legge l'Eneide, troppo intellettuale. E insomma, quindi la sua capacità, poi, insomma, poi anche il fatto che lui spiega l'opera, non è che la legge integralmente, insomma, non si propone come lettore, ma insomma, secondo me come divulgatore, ma scegliendo una via che sta in mezzo tra lo spiegare e il leggere. In realtà lui l'ha fatto anche, insomma, l'ha fatto anche molto bene, mi ricordo quello di leggere, di fare una lettura integrale, l'ha fatto con furore, ne ha fatto una lettura a puntate. Anche quella mista un po' di lettura e anche di commento, di riassunto. In quello spettacolo, quello a cui mi riferivo all'inizio, quello di Moby Dick, secondo me c'era troppa roba. Lui è stato bravo a dare alcune chiavi per leggere Moby Dick, ma poi, insomma, Paolo Rossi, Benny, c'entravano poco. Insomma, erano un elemento disturbante. Sarebbe bastato lui solo per leggere alcuni passi significativi e per dare appunto gli strumenti per avvicinarsi a quell'opera. Lui è in grado di porgere la lettura e di far sì che chi lo segue ne colga un livello di lettura superiore,
magari non il più profondo possibile, ma superi l'elemento superficiale, quello della trama, della storia, no? E diciamo, entri anche nella qualità, nello specifico dello scrivere, nella forma, nel linguaggio che lo scrittore usa, anche proprio dal punto di vista tecnico. Capacità di farci superare un gradino, di farci entrare in un modo diverso di avvicinarci all'opera letteraria, andando più in profondità. E questo non è di poco conto. E in questo, secondo me, lui basta. Cioè, è capace di tenere un intero spettacolo. In quello spettacolo lì, quegli inserimenti spettacolari, scenici, che probabilmente servivano per fare in modo che, come dire, che lo spettacolo avesse una forma varia, fosse godibile da tutti, ma in realtà c'era una distrazione dal testo, insomma. Paolo Rossi c'entrava poco, non si prestava a una visione macchiettistica. Quindi quello che lui aveva creato come momento di interesse anche iniziale, poi si disperdeva, ti viene voglia di cambiare canale, quindi di perdere anche il seguito. Mentre se la cosa fosse stata concentrata solo su di lui, come mi sembra che fa altre volte, la cosa invece tiene, insomma, no, ti appassiona. Alla fine tu scopri e senti quel romanzo che lui ti propone, o quell'opera che lui ti propone, e ti viene voglia di sviscerarla anche a modo tuo, insomma. Ecco, una forma che secondo me era molto indovinata, una formula di cosa, è stata quella di Totem. Era un bel format. Non so perché a un certo punto non è più stato, forse perché un format si esaurisce, non è più stato portato avanti, ma l'abbinamento, no, che lui ha fatto con Vacis e anche un po' con la musica, insomma, no? Creare attraverso la musica le suggestioni del clima in cui l'opera entra, o anche il climax un po' della lettura, insomma. Cosa di cui la lettura poi non è che ne ha assolutamente bisogno, ma insomma. È un modo accettabile per renderla spettacolare, per renderla più interessante, insomma. Quindi quel format di lettura, anche quel ritmo, insomma, a cui contribuiva anche la musica di riflessione, lettura, di confronto, di analisi, no? Di sottolineatura di determinati passi, era una cosa riuscita, era una cosa che a me piaceva molto, per esempio. Cosa invece non credo che serva? Credo che serva poco la recensione del lavoro, a meno che non sia una recensione fatta molto bene, che uno si va a cercare, insomma, no? Ma, come dire, il proporre a una massa di lettori una recensione su un libro dicendo mi è piaciuto, non mi è piaciuto, oppure è scritto bene, è scritto male, insomma. È una cosa molto soggettiva, è una cosa che non invita particolarmente alla lettura. La lettura è fatta di parola e le parole vanno ascoltate. C'è una musica nella parola e soprattutto quando la scrittura è scritta bene, questa musica risalta immediatamente all'orecchio e quando si legge si sente una musica nel testo, al di là del sottofondo musicale. E questo c'è un ritmo ed è un qualcosa che cattura di per sé. E allora sentire un brano, se si riesce a trovare in un'opera anche un brano significativo in cui c'è un pensiero sotto che basta a se stesso. Allora, sentire un brano letto è una cosa che può invogliare, invogliare a guardare, a ritrovarlo e poi a leggere anche il resto, insomma. Perché vi si è sentito un qualcosa che a volte è difficile da definire ed è un po' l'arte, no?
cosa c'è che ti prende e che ti crea struggimento, per esempio, in una frase musicale. Però la senti, e quando l'hai sentita, magari l'hai sentita una volta, due volte, quella frase ti prende e poi ti viene voglia di sentire anche il resto, l'intero brano. Allora te lo vai a cercare, te lo ascolti e poi te lo leggi o te li analizzi con le tue chiavi, insomma, con quello che ti detta la tua sensibilità, la tua cultura, il tuo grado di, il tuo livello, la tua capacità di approfondimento. Poi c'è un'altra cosa che mi ha fatto scoprire anche Baricco, insomma, ma che già sentivo prima, insomma, il piacere di sentire leggere. È un piacere che abbiamo perso. Se voi pensate bene, chi è stato più fortunato alle letture che gli sono state fatte da bambino, alle favole che gli sono state raccontate quando era magari molto piccolo e quando la favola magari sostituiva la ninna nanna per farlo addormentare. Diciamo, era un momento di completo abbandono, no? Era un momento in cui al di là del contenuto della favola, così, no? Era la voce che entrava, la voce, la cantilena, questo suono delle parole. Ed era una cosa molto dolce, perché, appunto, era un qualcosa che esprimeva il nostro lasciarci andare, la nostra fiducia verso chi ci accompagnava nel sonno e quindi un po' nel nulla, no? Del sonno. E ci addormentavamo con questa cosa. Quindi questo piacere di sentire leggere, di una voce che ci accompagni, per esempio quando aspettiamo di addormentarci invece di contare le pecore, oppure quando questa voce, quando questo suono diventa un qualcosa che accompagna, che entra nelle nostre corde, non è come quello del televisore acceso, no? Quella voce petulante, insinuante, insignificante per molte cose, no? Riscoprire la lettura ad alta voce, riscoprire il piacere di ascoltare, leggere. A me è capitato, quindi a me piace molto ascoltare e leggere. Bravi lettori, magari, insomma, ma in radio ce ne sono moltissimi. Mi è molto piaciuto, ritornando a Baricco, quella lettura che ha fatto dell'intera opera Furore. E l'ho ascoltata anche in un momento particolare della mia vita e quindi mi è stata doppiamente utile. Al di fuori di quella, insomma, mi è sempre piaciuto ascoltare. Da quando il maestro delle elementari ci leggeva prima di accompagnarsi all'uscita, per mezz'oretta ci leggeva un libro a puntate. E mi ricordo ancora molto bene cosa ci ha letto. L'aspettativa che almeno io avevo, non so se tutti anche i miei compagni, ma forse sì, perché c'era silenzio, c'era ascolto. In quella mezz'oretta, quando avevamo finito la lezione, insomma, aspettavamo di uscire, che dedicava alla lettura. È stata una cosa che poi è rimasta. E ancora adesso mi piace addormentarmi ascoltando leggere. E magari quando non ascolto leggere, comunque ascoltando parole, mi piace ascoltare, non so, magari registro qualche conferenza e me l'ascolto prima di addormentarmi. Ci sono delle voci a cui sono anche affezionato, perché poi ci si affeziona anche alla voce, insomma, no? Intonazioni non sono tutte uguali, insomma ci sono voci che soggettivamente sentiamo come aggressive, altre come dolci, amichevoli, amiche. E quindi l'importanza di ritrovare la parola, specie se è una parola densa come quella di opere letterarie che hanno una grande capacità di approfondimento, di lettura della realtà. Insomma. Questo
Quindi sono parole significanti. Nel mio piccolo, cerco di fare questo, sapendo che è uno strumento inadeguato, sapendo ma lo faccio per me, insomma, non lo faccio con nessuna ambizione di, al di là del descrivere cosa dice un libro, un libro ha bisogno di essere letto e magari ha bisogno di essere assaggiato, perché non sempre è così facile avvicinarsi a un libro come è facile, per esempio, avvicinarsi a un film. Un film ci si siederà in poltrona e lo si guarda. È lo stesso magari un concerto, no? Una sonata, ci si mette là in poltrona e la si ascolta, c'è una passività. Ma quando si legge un libro, ci vuole partecipazione, ci vuole appunto voglia di buttarci dentro. Ecco, la lettura ad alta voce, un assaggio, può essere anche questo, dare la possibilità a chi altrimenti non farebbe mai questa cosa, no? Di prendersi un libro e di superare la difficoltà iniziale e di portarlo avanti, perché pochi poi leggono, e pochi leggono buona letteratura. Significa questo, dare un assaggio finché magari uno sta lì in poltrona a fare qualcos'altro, ma intanto sente delle parole che sono un po' diverse da quelle solite che ascolta tutti i giorni o che sente in televisione, sperando che magari questo non gli serva ad appassionarsi, a prendere poi il libro e a cercare quel passo e poi andare avanti in quel processo di acquisizione lento che in genere facciamo, e anche a entrare in una modalità di consumo che non si accontenti soltanto della superficie, insomma, a fare un piccolo gradino anche nello scendere in profondità, quindi gustando anche la forma, gustando anche la musicalità di una parola o di un linguaggio. Quando questo linguaggio è musicale ed è di spessore. Ecco, questo è un pochino più o meno quello che volevo dirvi. Grazie.